La Banca di Credito Cooperativo di Fano ha consegnato venerdì 8 giugno al Teatro della Fortuna le borse di studio Mirko e Monica Buttaroni ai 165 giovani delle scuole secondarie di primo e secondo grado e ai neolaureati dell'anno. Ad aprire la manifestazione di consegna il presidente della BCC di Fano, Romualdo Rondina, che nel portare il suo saluto ai ragazzi e ai familiari ha voluto ricordare come è necessario concedere fiducia ai giovani, soprattutto in questo periodo difficile. Anche l'assessore del comune di Fano, Luca Serfilippi, ha voluto salutare gli intervenuti lanciando un appello ai giovani. Dovete credere nelle vostre idee, in ciò che fate, vi risulterà utile impegnarvi nella società civile aprendo nuove imprese. In 16 edizioni sono stati premiati oltre 1.064 ragazzi e ben 72.000 euro consegnati solo nell'edizione 2012. L'intenzione dell'istituto è dunque quello di affiancare i giovani con progetti mirati come quello della buona impresa, diretto ad accompagnarli in un cammino lavorativo che li veda protagonisti del loro futuro.